Napoli a voce di creatura, casaglie chiano chiano, e tu sai che non si sola. In tutto ciò, penso che sia arrivato il momento, il 2 ottobre 1505, di far qualcosa. Quindi io penso che la cosa più semplice da fare in questo momento è attaccare Tunisi, perché credo che sia la più debole. A livello militare siamo pari, lo eravamo. Ok, perfetto. Siamo un livello su. A livello navale, vediamo un po'. Io ho 28 navi. Loro navi. Spero ne abbiano perso un bel po' stando in quelle varie guerre. Ne hanno 14. 4-5. Quindi non dovrebbe essere un problema. A livello armate, Tunisi ne hanno 9.000. Quindi in questo momento saremmo molto più forti di loro. Quindi diciamo che rimettiamo tutto su, perdiamo tanti soldi, e questo che ci manda in mezzo a una strada qui. Fidatevi con Aragone, interessante, solo che sono alleati con l'Austria. Loro hanno droppato, sì, hanno droppato gli ottomani, quindi gli ottomani sono rimasti con Cipro. Chi verrebbe? Allora, Castiglia dice che è guerra distante, vedete perché? Ed è in debito, Auguris Ossian. Austria è in debito, guerra distante. Davvero. Ungheria non ci deve favori, ha una tregua con loro, ha una buona attitudine verso di loro. Quindi addirittura ci troveremmo a far guerra soli e soli, ma non mi pare il caso. Strano che non viene manco l'Austria, però. Distant War. Io vorrei capire questa cosa, la Distant War, come diavolo la calcola. Perché, per esempio, io provo ad attaccare qui, e Castiglia dice che questa è una Distant War, cioè veramente da qui a qui. Cioè, sono tre pezzi di mare. Buh. Non so, altre volte sono venuti, mo sono diventati Distant War. E sono pure rivali, eh. Se attaccassimo Venezia, l'Ungheria verrebbe per dei territori. Loro hanno dei debiti. Loro per dei debiti, in sostanza. Vabbè. Mi sa che allora l'unica che resta è Tunisi. Quindi noi portiamo l'esercito qua. Le navi qua. Le altre navi dove che stanno? Sono le navi da commercio. Quindi potrebbe essere questa la chiave adesso. Non esagerare, perché non ho molti punti amministrativi, quindi potrei direttamente scendere tipo qui, da qui a qui, con un solo movimento, perché qui c'è il porto. Tu non diventi una marca, come diavolo te lo devo dire. Ok, voi andate là. Sto perdendo soldi. Papa Set, vuoi passare? Sì. Vediamo un po' se questo ti fa perdere un po' di... No, eh. Non sia mai... Ah, aspettate, io mi ho detto pure che voglio i suoi territori, quindi togliamoli. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare. Gli ottomani tornano a casa. Io non credo che ci attacchino. Sto tranquillo. Perché non hanno più alleati seri, sono da soli. Se ci attaccassero... Ah, ecco perché l'hanno lasciati. Che cazzo hanno fatto? Hanno messo anche i territori degli ungheresi. Che furbi. Io che posso pigliare ancora qua? Ah, i Mamluks. I Mamluks. E questa potrebbe essere un'idea, allora. Darci al sud, al Nord Africa. Loro sono ancora a livello 7. E vediamo se ci dà qualche missione contro di loro. Io ho il manpower, questo vabbè andrà via da solo appena dichiarerò questa guerra. E posso scendere a Tataquine,
però facciamo così. Allora, io ho 9 navi da trasporto, quindi andate lì. Io ho il casus belli rivale contro di loro. E qui mettiamo un po', tipo 6, 2 cavalli e un cannone. Gli diamo il leader, li imbarchiamo, ci mettiamo qui e dichiariamo guerra per Bizerte. È uguale. Quindi io andrei, Cipro verrebbe, questi non viene nessuno. Amen. Ah, ci siamo trovati in guerra direttamente. Non abbiamo diplomatici. Oh, è fallita la missione. Conquest Selanik. Selanik, che roba è? Dove sei? No. 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 Proprio no. Cambiacelo un po' sta missione, vedi che poi fa. Grazie per averci dato in pasto subito le navi, ce ne ho pure regalata una. Non ci sono morte uomini. Quindi scendiamo qui. Ok, mettiamo a fare spy network pure qua, perché mi sa che possiamo fare claim. Potevamo prendere Tripoli, in verità, come claim. Non ci ho pensato, si facciamo bella costa qua sotto. Forse era la miglior cosa fare una cosa del genere. Però il problema è che qui sono tutti core dal costo pazzesco. Questi pure sono berberi. Sì. E qui però potrei rilasciare Tripoli, attenzione, anche qui. Ok, quindi io mi prendo questa, non c'ho il claim ma sti cavoli, rilascio Tripoli, mi prendo anche questa, rilascio Tripoli, faccio guerra a loro per prendere Tripoli. Tripoli, Tripoli, finito. Questo cos'è? Fetzan, vabbè. Quindi Tripoli, libereremo Tripoli. Ok, andate ragazzi. Provano a passare tutte e 16. È impossibile. Sarà buggato. Sì, piglio il casus belli e lo mollo. Madonna. Non ho mai cambiava mai sta missione. Quindi andiamo avanti. Quanti uomini avete? Cipro 0. Mi sono tutti quelli gli uomini. Ok, perfetto. Cipro non ha più anche navi. Queste sono le navi, sono 11 navi in tutto, 8 di trasporto, quindi siamo a posto. Quindi finalmente ci si è aperta una via con il fatto che hanno perso l'alleanza degli ottomani. Speriamo che non ci fanno lo scherzo di entrare di nuovo alleati, però credo che abbiano una sorta di tregua, di brutti rapporti. Non lo so come è successo, perché è stata un po' strana la dinamica, perché erano tutti in guerra contro i mamelucchi. Gli ottomani sono usciti probabilmente per una pace bianca, poi in qualche modo sono rientrati. Cioè, non ho capito che cacchio hanno combinato, non capisco come sia proprio possibile. Quindi dobbiamo andare qua. Eccoli. Provano a tornare indietro. Appena si bloccano, perfetto, bloccati, quindi andiamo a prenderli. Facciamogli un bel sandwich. Acci. Ci servono i soldi, vediamo se i burgers ce li possono dare. Sì, 110. Incredibile, dovrò prendere comunque un prestito. Basso questi. Potrei abbassare la tensione delle truppe, ma non adesso. Posso togliere questo. Ok, vediamo se riesco a... Ok, tolgo un attimo la tensione delle truppe. Così mese prossimo vado oltre 110. E poi posso garantire l'aiuto. Che casino che devo fare. Che gioco di... Ok, garantisco l'aiuto, rimetto la manutenzione a questi qua.
Ai forti non serve a nulla perché non ho problemi. Gli aspettiamo che ripiglino morale. Hanno perso tutto, eh. Ok, quelle sono navi, bastardi, vedete, subito arrivano. Hanno costruito un uomo così di cibo e subito l'hanno messo sulla nave. Speriamo che non ce la fanno in tempo a sbarcare. Addirittura hanno un generale da tre, incredibile. Questi sono rimasti così. Un attimo, andiamo insieme. Vabbè, voi andate a recuperare il morale lì. Allora, i cavalli li togliamo. Cannoni ne ho 5. Uomini, la metà può bastare. Quindi stiamo così e siamo tranquilli. Lasciamo questi qua così non ci provano nemmeno. Vediamo se a Cipro gli diamo un po' di War Exhaustion. Se se ne va, si leva dalle scatole. Ok, hanno recuperato il morale. Comunque, finalmente ci si è aperto uno spiraglio, una via, qualcosa da fare. Adesso mi pento di non aver visto prima Tripoli qua sotto, almeno prendevo queste due per me e Tripoli ne facevo un vassallo, almeno sarei stato contiguo. Invece così è una cacchiata. Che mi devo prendere Bizerte e Annaba. Potrei prendere pure ste due, così da fare una striscia continua. Lasciargli Tunisi così. Chissà quanto costerebbe farne il core, perché Tunisi costava uno sproposito. 121, questo solo 37. Quindi potrei farlo questa. 52. Beh, non male. Posso andare lì adesso, perfetto, posso andare anche qui. Cipro ha un altro uomo. Non credo abbia altre navi però. No, non ha altre navi, quindi te lo puoi tenere questo uomo. Usciresti da sta guerra così cortesemente, vedere, per capirci. Io su Ragusa sto ancora facendo... Ah, hanno finito la guerra, sono pace bianca. Non ho altre province, quindi posso togliere le spie a Ragusa. E fatemi di Cipro se questa li convince che non è il caso di venire sta guerra. Quanto hanno di War Exhaustion? 2.1. Hanno i porti bloccati. Ok, andiamo a sbloccare i porti all'amico. Ok, Bizerte. Sono scappate le navi. Perfetto. Andiamo ad Annapa. Lui è anche assedio. Avevo due generali, o sbaglio? Sì, che hanno assedio tutti e due. Ok, vai qua tu. Fagli cadere susse. E poi ci mettiamo il generale con l'assedio e lo riportiamo sulla capitale. Anche se questo con i cannoni sarebbe meglio metterci questo, sulla capitale, sì. Però, siccome ci sono ancora uomini che girano, non vorrei rischiare. Perfetto. Ok, generale con l'assedio. Vai, a te mettere sulla capitale. Diamogli una mano a ragionare. A sto punto diamo i cannoni e diamogli quello. Che non credo ci siano più uomini. Sono 2000 uomini ancora. Ok, ha scomunicato Firenze, ma non ce l'aveva detto già. Papa ancora ci odia, non ne vuole sapere di toglierci la rivalità. Ok, la capitale è al 7%. Ci siamo quasi, eh. Qui che si è liberato. Portogallo, si è liberato niente, è il Portogallo. Interessante. Portogallo con chi è amico? Di nessuno. Wow. Potrei fare tutta una cosa così? Potrei
Tanto la Crescent Expansion me ne frego, perché si arrabbierebbero i musulmani, non certo i cattolici. Il Marocco continua a farci atti di pirateria nonostante siano in guerra. No, non sono in guerra. Ok, è caduta la capitale, però attenzione, eh? Quindi ci siamo quasi, eh? L'abbiamo pure quasi tutta saccheggiata, eh? Ok, andate a prendere Tripoli, ragazzi, dai. Sto fatto che non si spezzettano più ogni tanto, sì. Ah, ok, adesso è spezzettato. Hanno scoperto la gente lì. Allora, casus belli me ne servono? No, perché poi ho detto che voglio liberare Tripoli, che avrà questa. Potrei dare a Tripoli praticamente un po' di territori, tenermi solo qualcosina tipo Bizerte e Annaba con i claim. Vediamo, dai, vediamo come si svolge la cosa. Solo che Tripoli poi sarebbe musulmana. Altrimenti dovrei farne prima i core, farlo diventare cattolico e poi rilasciarlo, ma sarebbe un bagno di sangue. Probabilmente si farà prima a chiedergli la conversione. A volte, siccome sono musulmani e non sono lo stesso gruppo, diventano cattolici. Non mi ricordo, adesso vediamo, dai. Vedremo, ma io dico Tripoli, ma ce l'ho uno slot? Sì, ce l'ho. Cielo. Ultima idea, solo che probabilmente mi serviva qualche punto per fare core. Non è il caso. Non c'è più nessuno? Ah, perso la stabilità, però a sto punto potrei salire qui a brevissimo, però vabbè, dai, mission strength, magari così posso convertire questi. Ecco, cos'è? La sfilza degli eventi nefasti. Va lì. Ma ci siamo, Tunisi è andata. Ah, lì hanno un'isoletta, Gerba. Ok. Tutti a Gerba. Tripoli è caduta, perfetto. Anche questa. Siamo al 96%. Cipro è ancora... Vabbè, andiamo a fare una visita a Cipro. E ha messo 3 uomini, eh. Attenzione. 4. Wow, potrei perdere perché ha un generale 3. Che tecnologia ha? 9 pure. Mazza, devo Cipro. Infatti. Fortunatamente non perdo gli uomini perché ho le navi qui. Ok. Vabbè, facciamo figuraccia. Oddio. Allora, vediamo. Ah, wow. Aggressive expansion. Si incazzano i mammalucchi e il Marocco. Tanti mammalucchi li attacco subito dopo, giusto? Mammalucchi. Ah, si sono alleati, i bastardi dentro, con Ejaz e Funj. Però se mentre in coalizione il Marocco subito è un casino, eh.
Livello 7 pure loro. Vabbè. Potrei farla sta cosa, dai, mi piglio tutte le coste, tutti i soldi. Parti l'alleanza con Cipro. Cipro, divertiti, mo' mangiano gli ottomani, vaffa, un brodo. Potrei fargli lasciare che? Mazab? Guardalo. Tlemcen. Tlemcen. Ma qui c'è Tlemcen, eh? No, c'è Algiers. Qui c'è Algiers. Queste sono le uniche due, sono Tunisi. Io potrei fare pure un claim al Portogallo, che è livello 8, non ha alleati, garantisce l'indipendenza di Granada. Quindi è in guerra con Castiglia. L'IA sta dando i numeri in questa partita. Sta dando i numeri. Quindi se è in guerra con Castiglia potrei farglielo sto scherzo. Questa che è Algiers. Ma io riesco a creare due vassalli. Riesco a creare due vassalli. O Tunisi la piglio in due puntate. Ok, se io lascio perdere questi, solo Tunisi si arrabbia. Sai che conviene, dai. Facciamo così, rilasciamo Tunisi. Gli diamo queste due, le coste me le tengo. Sì, Tunisi sta collegata. Attacchiamo loro e continuiamo a far crescere un po'. Tripoli, non Tunisi, scusate, Tripoli. Vabbè. Give up claim non mi interessa, ma sai che c'è, tienilo Cipro. Manco per allunga la tregua inutilmente. Ok, facciamo così. Allora, voi siete qua, i poveracci riportiamoli a casa. Allora, io vorrei creare Tripoli. Ok, che religione c'hai? Musulmana, perfetto. Se dovessi chiederti di cambiare religione, wow, liberty design 100%, wow, perché non sono cattolici, però sono piccolissimi, glielo potrei pure chiedere, ma poi riuscirebbero mai a convertire? Cultura non accettabile, allora avrebbero solo sunnito. Development 0.5. Va bene. No, sai che c'è? Glielo chiedo. Vediamo che succede. Dov'è? Enforce religion. Tanto so piccolissimi, non è un problema. Metteremo subito a migliorare le relazioni con loro. E gli vorrei dare pure ste due. O ce le teniamo per noi? Ma ce le teniamo per noi. Ok, se io voglio fare i core, posso fare 3 su 4. Levo questa, 1, 2, 3. Però mi sa che devo anche alzare l'autonomia. Annaba. Ah, adesso il Kosovo si è incazzato, eh? Che forse lo sto convertendo? Sì. Quanto tempo ci vuole? 7.2. Io al clero mi sa che gli chiedo l'inquisitore a sto punto. Eccolo qua. Ce ne sono due. Qual è quello? Questo è quello che costa, che posso permettermi. Questo per la disciplina ce lo possiamo permettere. Ok. Perché sono Tripoli? Ok, si è tolta la bandiera. Le navi stanno rientrando qua. Loro hanno adesso doppio amico. Mamluks, dove stanno?
11 uomini. Secondo me possiamo attaccare. Era quello per recuperare tre cose che hanno. Mi fa piacere, quindi. Per Suara, che è qui in mezzo. Mettiamo un generale. Pff. Mamma mia. Vabbè. Tutti su Zuara. Ed stanno già lavorando alla conversione. Grandi. Non posso vedere i dettagli. Peccato. Ok. Eh sì, lo so che adesso c'hai Liberty Desire accento, ma se è due province non penso sarà un problema. Ok, quali sono i tuoi core? Ah, ecco qua, si tre così a fila. Tutto deserto? Ah, un vassallo se l'ha integrato nel frattempo. Questo è un vassallo, quindi andiamo a fargli visita, vediamo se c'ha uomini qua. Il solo Funge è un vero e proprio alleato. Becchiamoli. Dovrebbe essere facile perché siamo addirittura, mi sa, due livelli avanti. Infatti a me è una bella mazzata. Vabbè. Ok. Continuiamo così. Questo è Wasteland qua. Non ci posso entrare. Beh. Quindi abbiamo preso pure quest'altro. Servirebbe un generale là, perché alla fine ce l'avevo un altro con l'assedio. Uno con l'assedio, questo sì. Andiamo là. E abbiamo il War Goal, che è già una cosa. Andiamogli a bloccare i porti. Il livello navale, pff. Poveri mammalucchi, mi sa che sono stati gli ottomani che gli hanno rotto le balle un po' di volte. A livello economico ho dei problemi con... Ok, a livello economico sto perdendo soldi a manetta. È entrato un core. Ok, spendo i punti qua. Recupero un po'. Vai lì. Dove è qui? E facciamo pure muro qua. Andiamo avanti. Andiamo su Fetsan. Perdere 50 punti diplomatici non mi pare proprio il caso adesso. Anche se il mercantilismo è cosa buona e giusta. Si stanno ammucchiando lì. Potrei prendere l'idea dell'umanesimo. Non penso che devo fare altri core. Mi sa che ne devo fare uno in verità. Però 37 punti ce l'ho, dai. Stanno ancora convertendo. Ma il resto è a 10% però. Dai, seria. Qui i contadinacci si stanno divertendo. Ah, così Venezia recupera contatto con noi. Non so perché. Quindi andiamo a far visita a questi. Potrei fare una conversione. Uno dei musulmani, forse è un po' rischioso, ma potrebbe aiutare. Ah no, aspettate, quella dei musulmani che posso fare, mi sa che è l'unico che non sto facendo il core, quindi non ha senso. Dopo dovrò fare il core. Andiamo avanti. Ah, Mamelux può far già pace. Eh sì, c'hai ragione.
Mi sa che ci siamo spinti già abbastanza oltre. Manpower sta languendo. Quindi vediamo se ci danno i core di Tripoli. E Tripoli. Perfetto. Questo roba è Gerit. Io vorrei pure allargare Tripoli a sto punto, quindi ai deserti. Ok. Sì. Perfetto. 9, non puoi. Ma facciamo così. Tutti i soldi. Reparation. Potrei pure umiliarli? Ah, perché sono miei rivali. Che bello. Mi sa che lo farò. 89%, va bene. Andiamo avanti. Sta puntata sta... mi sembra duri troppo. Vedete che non è partito il timer? Un attimo, Infatti. Vediamo da quanto tempo è che registro. 31 minuti. Va bene, direi che possiamo fermare. La guerra ce la continuiamo con calma nel prossimo episodio. Namule nuso la mare. Namule adore mare.